Mario Sironi, benché spinto a seguire le orme paterne e fare le scuole di ingegneria, dopo anni di depressione decide di seguire il suo istinto e di iscriversi alla scuola di nudo di Via di Ripetta e quindi di diventare un pittore. Alla scuola di nudo di Via di Ripetta ha già la possibilità di incontrare degli artisti che poi saranno fondamentali per lui, per capire la sua arte, per capire che cosa significa l'arte, che sono Boccioni e Severini. E con loro inizia un percorso. È un percorso però sempre legato alla propria personalità. Cerca di indagare, di capire quali sono le linee del futurismo che lo interessano. Inizia anche a dipingere secondo le indicazioni di visioniste, ma poi anni dopo lui stesso dirà che stava facendo uno sforzo incredibile a scomporre il colore e a perdere in qualche modo la volumetria, cosa che poi in realtà non fa mai, perché la volumetria, cioè la struttura geometrica della forma e della figura, rimane comunque un tratto che lo accompagnerà per tutta la vita, anche nel momento in cui cerca di realizzare quelle future all'avanguardia, il movimento, le macchine, eccetera. Non si legherà mai così tanto all'ideologia futurista, anche se ne entra a far parte del gruppo dei futuristi con alcuni anni di ritardo, non nel 1909 ma nel 1913. E questo perché? Perché ci sono degli elementi che non riesce a cancellare dal suo credo, come per esempio l'importanza dell'arte classica, dell'arte antica. Cresciuto a Roma, è stato in qualche modo educato all'arte da tutto quello che lo circonda a Roma, per cui l'idea di abbandonarla, di chiudere i musei, cioè questa idea del futurismo di tracciare una linea di confine con tutto quello che era il passato e guardare soltanto avanti, non è pensabile, perché per Sironi il passato fa parte di quella base per poter costruire il futuro. Per cui in quest'opera bellissima del 1915, che è Il ciclista, vediamo proprio quegli elementi caratterizzanti di Sironi, cioè quella personalità di Sironi letta attraverso le chiavi futuriste, cioè una lettura futurista di movimento, della velocità, anche della stessa bicicletta, come l'idea della macchina, dell'uomo che va verso l'alto, va verso la città, fa fatica, che poi è una caratteristica proprio del modo di vivere di Sironi e non solo del modo di dipingere, ossia che è l'uomo che si rimbocca le maniche e cerca di ottenere, attraverso il lavoro, attraverso la fatica, cerca di arrivare a un obiettivo, l'obiettivo che si è posto.